Buongiorno, buongiorno da Canale 3 Toscana, all'angolo del difensore civico regionale, format di comunicazione istituzionale che tutti i venerdì dalle ore 12 alle ore 13 consiglia sulle opportunità che i cittadini hanno di tutelare i propri diritti nei confronti delle pubbliche amministrazioni ma anche delle società di gestione dei servizi pubblici. Problemi con tariffazioni delle utenze, luce, acqua, gas, ma in questo periodo problemi anche con l'emergenza sanitaria ed economica, percorsi assistenziali, vaccinazioni, tutte istanze che pervengono al difensore civico regionale, organismo della Regione Toscana, presso il Consiglio regionale della Toscana. Lo scorso anno sono state quasi 2.500 le istanze pervenute ai nostri uffici. Ogni funzionario è esperto in un segmento della pubblica amministrazione. La puntata di oggi ovviamente inizia subito sul tema emergenziale, quello della sanità. Il problema dei deboli, abbiamo in collegamento il funzionario della difesa civica Vittorio Gasparrini o in presenza il garante delle persone con disabilità. Il Comune di Siena ha istituito questo organismo di garanzia, ho con me quindi l'avvocato con cui andremo subito a parlare. Vado subito a salutarla, avvocato Monica Barbafiera, è qui in studio. Buongiorno. Buongiorno, garante disabilità Comune di Siena. C'è questo garante presso l'amministrazione comunale insieme al garante per i detenuti, in considerazione della presenza nel Comune di Siena della casa circondariale. Avvocato Monica Barbafiera, senese con studio in Siena ma altresì anche in Firenze. Cosa fa questo garante della disabilità che esiste dal novembre dello scorso anno? No, esiste dal 2018, la mia nomina è del novembre del 2020, ha una funzione di punto di riferimento per tutte quelle persone che possono avere problemi, persone con disabilità che possono avere problemi anche a rapportarsi o a trovare un canale diretto con la pubblica amministrazione, che possono avere segnalazioni inerenti. Problematiche varie, si va dal problema con l'eventuale secchio della spazzatura, da lasciare o meno con il ritiro a domicilio. C'è stato delle segnalazioni in tal senso per una persona disabile che aveva la carrozzina elettrica e che aveva bisogno di fare il ricambio logicamente della batteria andata esausta, in cui è stato previsto che potesse essere fatto il ritiro porta a porta da parte della SEI Toscana per questa persona. Ci sono state tantissime segnalazioni, tra l'altro dal momento in cui ho avuto l'incarico ho preso un po' visione meglio di tutto quello che era il rapporto anche con l'utenza e con le varie associazioni appartenenti alla consulta della disabilità all'interno del Comune di Siena, e ho raccolto per mio conto tutte quelle che potevano essere le informazioni e le necessità e le esigenze anche da parte delle persone in difficoltà, sia personalmente, perché per esempio ne abbiamo ricevuta, è dottor Gasparrini, lei che è in remoto dagli uffici di Firenze, abbiamo ricevuto e proprio risposto stamani mattina sul tema dei caregivers. Cosa sono? Ce lo dice, lo racconta l'istanza che ci ha fatto l'avvocato Barbafiera? Abbiamo ricevuto una serie di segnalazioni, fra cui appunto anche dall'avvocato Barbafiera, dal garante dei disabili del Comune di Siena, ma anche da quello del Comune di Pisa, su questa problematica. Di recente la Regione Toscana ha aperto, fra l'altro anche sul nostro sollecito, al discorso dei vaccini ai disabili e ai loro caregivers, che fra l'altro è anche al centro di un parere della Commissione regionale di bioetica, perché c'è una disparità di trattamento fra le persone che sono ricoverate nelle cosiddette RSDI, residenze sanitarie per disabili, e quelli che invece scelgono legittimamente di stare a casa, tra l'altro anche con molti più sforzi e molta più impegno da parte delle persone che devono seguire, per cui non si vede perché quelli nell'RSDI siano vaccinati e invece quelli che stanno a casa non lo siano, come sono vaccinati gli operatori sanitari e allora anche i caregivers. Senta, dottor Gasparrini, e i caregivers sono state anche oggetto di una presa di posizione della CRB, che è la Commissione regionale di bioetica, così sì. Aggiorniamo anche il garante dei disabili che poi tra l'altro
continueremo sul tema della disabilità che ha riguardato molto anche l'area fiorentina, ma anche qui a Siena. Ora poi ci racconterà un po' l'avvocato. Che sì, cosa ha scritto il documento appunto, della Commissione Bioetica? Questo documento della Commissione Regionale di Bioetica si raccomanda di dare la priorità, perché erano previsti solo più tardi, anche alle persone disabili, alle persone che prestano loro assistenza, che in inglese si dice caregivers, coloro che si prendono cura di queste persone. Ormai è un'anglicizzazione che è entrata nel nostro linguaggio, perché può essere un familiare, può essere una persona, le cosiddette o cosiddetti badanti, quindi una persona che comunque segue la persona disabile. Senta, dottor Gasparrini, e poi tra l'altro noi il tema della disabilità abbiamo seguito tutto il problema delle barriere architettoniche, sì, sulla tranvia di Fiorentina, ma anche qui a Siena come va il problema della disabilità? Ci sono delle progettualità importanti per i disabili? Siena, a Siena la questione dell'abbattimento delle barriere architettoniche ha una sua complicanza naturale nella logistica della città, già di per sé di come è fatta, però il comune in questo senso si è prontamente attivato. Non ultimo è il progetto di rifacimento dei bagni pubblici relativi sia a Lizza, San Domenico che Beccheria, oltre altri punti, che verranno ristrutturati seguendo quelle sono le linee degli abbattimenti delle barriere architettoniche, tra l'altro anche in versione molto più moderna rispetto a quelle che sono le classiche previsioni di abbattimento delle barriere architettoniche. È un progetto che è stato presentato e che in questo momento ci tengo a dire che è in versione embrionale, perché stiamo ricevendo da parte delle associazioni che sono strettamente logicamente collegate a questo problema delle indicazioni specifiche, in modo tale perlomeno i progetti possano andare avanti con indicazioni tecniche precise, in modo che perlomeno ci si possa ritrovare di fronte a una perfetta agibilità sotto il profilo dell'accesso alle persone con disabilità, ma anche per un'utenza. Esatto, avvocato ha citato le associazioni, le ricordo. Ricordiamo le associazioni Unione Italiana Ciechi, coordinata da Massimo Di Vita, ANMIC da Alessandro Arrigoni, e poi c'è tutta la consulta dell'Handicap con Lorenzo Corradeschi, ma poi le bollicine, ecco, come va i rapporti con queste associazioni? Allora, io li ho conosciuti in sede di consulta del 29 di dicembre, quindi ero appena fresca dal mio incarico, e li ho conosciuti tutti in una veste online di riunione virtuale, e diciamo che con tutti ho cercato di stabilire comunque dei rapporti e dei legami. Ho poi utilizzato il periodo delle festività natalizie, che ero appunto appena stata nominata, per un po' ambientarmi e farmi conoscere da loro. Stiamo prendendo contatti con le varie associazioni per le segnalazioni anche specifiche, magari li vengono riportate da parte dei loro associati, e stiamo andando avanti insieme. Io per loro devo essere un punto di tramite, un trade union. Come per esempio il tema dei bambini disabili all'interno delle scuole. Mi risulta che ci sia stata un impegno da parte della funzione del garante, sì, della disabilità o dei disabili, sì, com'è il termine esatto? Garante per le persone con disabilità. Ci tengo a sottolineare che sono persone con disabilità, perché prima di essere disabili hanno dei nomi. Questo perché è un po' lungo, no? da dire, anche da mettere nel sottopancia. Però è importante. Ma noi lo sintetizziamo su tutto il tema della disabilità. Garante disabilità per sui bambini com'è andata nelle scuole? Allora, la questione è stata sollevata non più di 2 settimane fa, a seguito proprio della chiusura delle scuole in ambito del Comune di Siena, essendo in zona rossa. Cosa è successo? Che al momento in cui c'è stata la comunicazione di chiusura delle scuole, a me personalmente era sopravvenuto, per averlo già guardato come per la mia professione, la questione di una nota informativa del MIUR del 5 novembre del 2020, attinente al DPCM del 3 novembre 2020, che prevedeva che anche in caso di chiusura delle scuole, a bambini con disabilità dovesse essere comunque permesso l'iter scolastico, questo per non perdere quelle
magari quei passi avanti che fanno frequentando le scuole e comunque frequentando le classi. Al che poi è subentrata anche la sollecitazione di alcuni genitori. Io mi sono fatta immediatamente, me lo ricordo, era sabato pomeriggio, subito mi feci portavoce con appunto l'assessore Benini e con il servizio istruzione per cercare di adattare quello che era l'ordinanza del Comune di Siena con le esigenze dei bambini con disabilità. Questo che cosa ha portato? Ha portato al fatto che i bambini hanno potuto partecipare in presenza alle lezioni scolastiche con il proprio insegnante di sostegno per le ore a loro dedicate. Il Comune di Siena ha fatto sotto questo profilo un grande lavoro di collaborazione, perché nel giro di 3-4 giorni siamo riusciti a comunque predisporre la presenza per i bambini con tutte le sicurezze del caso, con la possibilità di avere un operatore scolastico nell'ambito della scuola che veniva aperta. Le comunicazioni tra i genitori sono avvenute in maniera molto rapida, perché hanno mandato, come dal regolamento, una richiesta ufficiale con le indicazioni dei dati del bambino, e questo, ecco, è una cosa che io ripeto anche adesso, perché qualora dovesse esserci una prosecuzione della chiusura delle scuole, coloro che non lo avessero fatto possono sempre provvedere a farlo mandando un'email al servizio istruzione@comune.siena.it con i dati anagrafici del bambino, con l'insegnante di sostegno di riferimento, le problematiche e la richiesta di partecipare appunto in presenza. Questa è un'informazione importante. Ora proseguiamo su questo tema. Il tema della disabilità rientra proprio nelle funzioni del difensore civico regionale, no, dottor Gasparrini? Ma ora torniamo su questo, no? Ecco, torneremo su questo. 120 secondi di spazio pubblicitario. Grazie. Volevo dire una cosa. Andiamo un attimo, dottor Gasparrini, andiamo in pubblicità. Ma nel caso del garante disabili è importante la presenza, perché il garante deve andarsi anche a cercare, deve fare anche funzioni di queste persone che non sempre riescono a far sentire. Dottor Gasparrini, quindi, sì. 120 secondi di pausa e poi torniamo su questo argomento. Okay. Grazie, prego la regia. Seconda parte del format di comunicazione istituzionale, l'angolo del difensore civico regionale. Sono in collegamento in remoto con il funzionario dottor Gasparrini dell'Ufficio della Difesa Civica Regionale, e in studio ho l'avvocato Monica Barbafiera, garante delle persone con disabilità dell'amministrazione comunale di Siena. Ecco, il tema della disabilità, un tema molto importante in questo momento di emergenza sanitaria. Abbiamo parlato di queste figure, caregivers, cioè sostanzialmente le persone che accudiscono le persone con disabilità, i familiari. E avvocato, vaccinata sì o vaccinata no? Allora, vaccinata no, per riallacciarmi un po' anche a quella che è stata la mia istanza che ho fatto al difensore civico. Vaccinata no, perché le priorità che in questo momento legate ad un'emergenza sanitaria reputo molto più proficuo e opportuno che vengano appunto destinate le scorte dei vaccini che arrivano in questo momento in maniera un po' più centellinata a persone che hanno una priorità effettiva e concreta. E qui mi riallaccio un po' all'istanza che ho fatto a lei, difensore civico, cioè la problematica importante da affrontare è che le persone con disabilità in questo momento le note informative o le previsioni che ci sono quelle che, se non vengono vaccinate perché non sono vaccinabili, quella dose di vaccino venga destinata a colui che presta assistenza, o dir si voglia caregiver, ma io adoro la lingua italiana, per cui persona che presta assistenza. In questo caso questa alternatività di possibilità è assolutamente iniqua, perché se è vero che il disabile non ha la possibilità di avere il vaccino per patologie o per problematiche, è pur vero che la possibilità di contrarre il contagio stando a contatto per la persona che gli presta assistenza, andando fuori o comunque, può portarglielo e creare ancora più problemi. Quindi l'importante è che a livello locale, regionale e poi a livello nazionale venga presa in considerazione questa contestualità
nella vaccinazione. Questo è molto importante. Vogliamo sentire, chiedo alla regia, se mi mettono in collegamento, mi fanno il collegamento con l'Ombudsman, che è anche questa figura del difensore civico della regione Basilicata, che ci sta seguendo, ci stiamo collegando per capire se anche l'avvocato collega della qui presente Antonia Fiordelisi, Ombudsman, difensore civico della regione Basilicata, condivide questa linea prudenziale, ma direi anche di buon senso, dell'avvocato garante della disabilità dell'amministrazione comunale di Siena. Ecco, ricordo che i difensori civici sono presenti in tutte le regioni dell'Italia, tranne Puglia e Calabria e Sicilia. Sono presenti in tutti i territori dell'Unione Europea, ma anche in altri contesti nazionali e internazionali. Insomma, in Italia non c'è l'Ombudsman nazionale, poi ora di questo ne parleremo. Insomma, ecco, volevamo un po' sentire anche se l'altro avvocato ha scelto questa linea. Intanto, mentre stiamo aspettando, dottor Gasparrini, mi integra sulla disabilità? Stiamo aspettando intanto, ciao Antonia, buongiorno. Stiamo aspettando intanto la nostra linea è stata quella dell'avvocato, quindi è stata identica. Abbiamo chiesto che venissero vaccinati sia i portatori disabili che le persone che prestano assistenza contestualmente, perché a parte il rischio che infettino il disabile, ma cioè se questa persona a volte se è una persona che è pagata un conto, ma se è un parente, comunque c'è un rapporto di fiducia spesso, ma se si tratta di un parente spesso è l'unica persona che può assistere quel disabile, per cui se si ammala verrebbe meno anche la potenziale assistenza alla persona disabile. Bene. Dottor Gasparrini, sentiamo l'avvocato, nostro collega, saluta Antonia Fiordelisi. Ciao Antonia. Saluto tutti i telespettatori della Toscana, una regione che io ho nel cuore, quindi sono veramente felice di partecipare a questa diretta e spero presto di venire in studio, magari quando tutto sarà finito, con grande piacere. Tra l'altro questa è una regione che conosci molto, non solo per motivi professionali ma anche affettivi, sì. Baricentrati, certo, sul capoluogo, certo, regionale. Esatto, ho la Toscana nel cuore, un pezzo è lì e quindi sono molto felice di partecipare a questa trasmissione. Antonia, in studio l'avvocato, una tua collega, garante delle persone con disabilità dell'amministrazione comunale. Ho ampiamente già detto in precedenti venerdì questo format di consueto del venerdì del difensore civico regionale, l'angolo del difensore, ma noi non ci mettiamo all'angolo e cerchiamo di far uscire dagli angoli i cittadini che sovente non sono diciamo tenuti nella giusta considerazione. Le molte istanze che riceviamo, vorrei che tu un po' raccontassi le tante istanze che anche te ricevi dalla regione Basilicata sul tema per esempio della rappresentanza di genere. Se ne parla molto anche in altri contesti, molte volte a noi per esempio sono arrivate istanze e segnalazioni sulla assenza della rappresentanza di genere negli organismi esecutivi di comuni, ma anche società di gestione dei servizi pubblici. Ne parliamo un po' con te, so che è un tema che a te sta molto caro. Sì, con piacere, perché mi sono occupata soprattutto in passato delle quote di genere di rappresentanza nell'ambito delle giunte comunali, perché ricordo che con la legge Delrio, la legge del 2014, la numero 56, si è stabilito una norma vincolante per i comuni che hanno una popolazione superiore a 3.000 abitanti, per cui si è data effettività alla rappresentanza di genere, che non è ovviamente quota rosa, perché a me questa bandierina delle quote rosa non è una cosa che mi appassiona, perché la ritengo peraltro abbastanza banalizzata e superata, ma come pari opportunità fra uomo e donna nell'accesso alle cariche pubbliche, alle cariche elettive. Questa è la ratio della Delrio, dare a tutti uguali punti di partenza, poi la differenza la fa il merito, la fa la professionalità di ciascuno. E quindi non ancorati al sesso. Però è importante questa legge, perché capitava quasi sempre che nonostante
garante il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione. All'articolo 3 tante volte le giunte erano tutte declinate al maschile, prevalentemente al maschile. C'è stato anche un caso di una giunta sola fatta da sole donne, anche lì il collega, ricordo, dell'epoca dell'Emilia Romagna diffidò la sindaca ad integrare la quota di genere con una presenza maschile. Quindi di solito capita veramente alla carenza aggiunte con, senza donne, quindi la legge Delrio è andata in questa direzione nel senso di imporre ai sindaci di garantire la percentuale del 40% del genere, quindi a prescindere, insomma, maschio o femmine, devono essere tutti rappresentati in ugual misura, nella misura minima del 40%, compreso il sindaco. Quindi come interviene il difensore civico quando viene violata questa norma e questa percentuale? A me è capitato di fare delle diffide formali ai sindaci che non avevano rispettato la quota di genere nella giunta comunale, e quasi tutti hanno ottemperato, perché invece nel caso in cui il sindaco non dimostri che abbia fatto tutto per garantire la parità di rappresentanza nella giunta e quindi non ha svolto un'istruttoria approfondita chiedendo alle consigliere elette di accettare questo incarico oppure facendo una procedura di evidenza pubblica, in quel caso è inadempiente. E quindi in questo caso noi potremmo addirittura attivare la procedura dell'esercizio del potere sostitutivo, cioè attraverso la nomina di un commissario ad acta che ripristini appunto l'equilibrio in seno alla giunta. E questo è è uno dei pochissimi casi in cui il difensore civico può esercitare addirittura il potere sostitutivo previsto dall'articolo 136 del testo unico degli enti locali, e quindi in qualche modo nominare un commissario ad acta che ripristini la legittimità in seno a quella giunta. Altrimenti si va al TAR, e il TAR in molti casi ha dichiarato non soltanto legittimamente costituite le giunte che non rispettavano la norma vincolante, la norma del Rio, ma addirittura hanno dichiarato l'illegittimità di tutti gli atti adottati in precedenza da quella giunta. Quindi è una funzione che io ritengo davvero molto incisiva, in cui si può toccare con mano anche l'efficacia dell'azione della difesa civica regionale. E così come è molto importante la nostra azione nel campo della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti, perché a me capita in tantissimi casi ricorsi da parte di consiglieri comunali di minoranza che non riescono ad ottenere i dati, le informazioni, i documenti da parte dei loro stessi comuni, dei comuni di appartenenza in cui sono stati legittimamente, democraticamente eletti. Sostanzialmente anche qui in Toscana è stato in passato utilizzato molto spesso dal difensore civico regionale. Te sei di una regione che è molto vicina anche a quella della Campania, dove il nostro collega usa molto spesso questo strumento giuridico del commissario d'acta. Ecco, però io volevo parlare non di questo, ma di un'altra regione attigua, sempre, che è quella della Puglia, dove stai seguendo anche te la eventuale costituzione in quella regione del difensore civico regionale, e lì ci sono molti garanti. Ecco, lo dico anche alla garante per le persone con disabilità del comune di Siena, ma mi sembra, poi mi direte meglio voi, c'è anche il garante laggiù regionale sulla disabilità in Puglia, ma non c'è il difensore civico regionale. Antonia, cosa accade in Italia? Ci sono delle regioni un po' in ritardo? Sandro, sì, noi purtroppo scontiamo il gap della mancanza di un difensore civico nazionale che in qualche modo si faccia, insomma, sia l'interlocutore principale del governo italiano. E purtroppo, mancando il difensore civico nazionale, capita anche che regioni grandi come la Puglia, la Sicilia e la Calabria non abbiano mai istituito il difensore civico regionale.
lasciando questi cittadini delle rispettive regioni prive di un grado di tutela molto importante, soprattutto, ripeto, in queste materie come la trasparenza amministrativa. Quei cittadini lì sono costretti ad andare solo al TAR, quando poi potrebbero, attraverso il difensore civico, in modo gratuito e in maniera anche molto celere, ottenere i documenti, gli atti e le informazioni di cui hanno bisogno. Quindi sono regioni molto in ritardo. Io ritengo che privano i loro cittadini di una tutela giustiziale, appunto della difesa civica, in campi, e tra l'altro in cui è gratuita, penalizzando soprattutto quelle fasce di popolazione economicamente svantaggiate o quelle fasce di popolazione, Antonia, più fragili. Pensiamo alle persone anziane. Esatto. Antonia, ti chiedo di rimanere in linea. Ecco, riferisco un po' ai ascoltatori, l'avvocato Antonia Fiordelisi, difensore civico della Regione Basilicata, ti chiedo di rimanere in collegamento. Intanto, per impegni professionali, ringrazio il garante di disabilità del Comune di Siena, che appunto nella parte iniziale ha parlato con noi del rapporto persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, barriere architettoniche, ma anche accesso a strutture, accesso alla didattica all'interno delle scuole qui nel territorio senese. Io la saluto, 120 secondi di spazio pubblicitario. Prima del saluto mi puoi permettere di ricordare i contatti del garante, in modo tale perlomeno le persone possano essere informate di quelli che sono sia gli appuntamenti con la possibilità di appunto incontro col garante il giovedì pomeriggio dalle 3:30 alle 6:30 previo appuntamento telefonico al numero 320 420 1201, oppure all'email garante.disabili@comune.siena.it, così che perlomeno possano essere raccolte le segnalazioni e le istanze dei vari cittadini. Quindi è importante, un servizio in presenza. Spazio alla pubblicità. Grazie, buongiorno a tutti. Di comunicazione istituzionale, terza parte dell'angolo del difensore civico regionale. Siamo in collegamento con il difensore civico della Regione Basilicata, un collega, un ombudsman, avvocato Antonia Fiordelisi, in collegamento altresì il funzionario dottor Vittorio Gasparrini. Vedo sullo schermo che siamo tutte e tre. Quindi parlavamo di rappresentanza di genere negli organismi esecutivi delle società di gestione dei servizi pubblici, non solo delle amministrazioni comunali o delle amministrazioni provinciali, lì chiaramente c'è un percorso elettivo, ma comunque negli organismi dove è necessaria la rappresentanza di genere prevista dalle disposizioni normative ampiamente descritte dall'avvocato Antonia Fiordelisi. Il commissario può altresì svolgere, il difensore può anche nominare un commissario ad acta qualora non sia rispettata la previsione normativa, ma abbiamo parlato prima anche di tutto il tema della disabilità con il garante delle persone, per le persone con disabilità del Comune di Siena, l'avvocato Monica Barbafiera. Ma il tema della disabilità spesso arriva sul tavolo degli uffici della difesa civica regionale, non solo in Toscana ma anche in Basilicata, regioni le nostre che hanno problemi anche di orografia, cioè dislivelli, quindi barriere architettoniche più difficili da superare, e questa orografia complessa delle nostre regioni si trova ad creare problemi anche sul digital divide, dove non ci sono le coperture della rete in zone particolari, montuose o altocollinari come in Toscana e in Basilicata. Due argomenti: disabilità ma anche accesso alle reti e alle infrastrutture digitali, infrastrutture terrestri e infrastrutture digitali. Com'è la situazione, Antonia, in Basilicata? Allora, il tema di disabilità, sono tanti cittadini, tanti insomma, in proporzione al numero dei ricorsi che si sono rivolti a me,
il caso, anche un caso di un cittadino di un comune lucano ieri, che nonostante abbia una disabilità grave al 50% conseguente ad un infortunio sul lavoro e nonostante abbia il contrassegno per disabili, oltre che essere titolare di una patente di guida e di una concessione appunto data dallo stesso comune in corso di validità, non riusciva da 2 anni, non riesce ad ottenere uno stallo per il parcheggio, un'area di parcheggio ad personam, cioè dedicata a lui, di modo che quando deve fare i suoi spostamenti ha gravi difficoltà di deambulazione, non deve percorrere troppi metri da casa sua, in modo da agevolargli proprio gli spostamenti e la qualità della vita di questa persona. E quindi proprio ieri ho fatto un intervento in questa direzione dicendo che anche se il comune non è obbligato per legge ad individuare un parcheggio ad personam, cioè personalizzato per il disabile, deve comunque attivarsi perché laddove ci sta disponibilità di posti per disabili in generale, individuarne uno personalizzato significa risolvere tanti problemi a quella persona, e a volte ci sono le disponibilità, solo che c'è un po' di inerzia. E quindi io spero che questo caso, come in passato, si possa risolvere favorevolmente, perché comunque lo statuto costituzionale del cittadino ci dice che devono essere garantiti i livelli essenziali delle prestazioni, e trovare un parcheggio vicino casa per una persona che non può camminare o che è gravemente disabile è un diritto costituzionalmente garantito per il principio di uguaglianza, per il principio della buona amministrazione. Bisogna garantire questi livelli essenziali, quindi laddove non ci sono, anche se si tratta di zone ad alta densità, il sindaco comunque si deve ad alta densità di circolazione, lì si deve comunque attivare il sindaco per cercare una soluzione, perché non tutti hanno i box privati, non tutti dispongono di parcheggi. Antonia, esatto, quindi, vorrei cogliere questa narrazione che stai illustrando, è molto simile a una casistica che non voglio ripetere perché poi il dottor Gasparrini l'ha seguita. Noi siamo sempre lì per i cittadini, quindi problemi, domande, diciamo servizi a domanda individuale, il posto auto per portatore di handicap prossimo alla residenza, è un tema molto vicino a quello del portatore di handicap che attende ancora quella famosa vite o quel pezzettino della vite che gli permetterà di percorrere i suoi tragitti con la struttura, la sedia a rotelle. Gasparrini, racconti un po' questa storia agli telespettatori, che sia di uso per altri problemi di cittadini che hanno problemi equivalenti. Che ancora non può muoversi con la carrozzina elettrica perché aspetta un ricambio, ma anche rispetto a quello che diceva Antonia sui posti personalizzati, purtroppo ci siamo trovati con un comune capoluogo di provincia, non Siena, in cui nel centro storico gli hanno detto no, lei deve cercare il posto fra quelli riservati ai disabili della sua strada, si arrangi, insomma, ecco, quindi c'è questa discrezionalità e la sensibilizzazione del comune è importante. Come un altro tema che riguarda disabilità, purtroppo di competenza di un eventuale difensore civico regionale, sul quale noi possiamo fare solo un po' di moral suasion, è la disparità di trattamento che a volte osserviamo a parità di persona disabile. Quello c'ha l'invalidità del 50%, quello ce l'ha del 100%, oppure per quanto riguarda il riconoscimento dell'handicap, a volte non viene data la situazione di gravità, e questo incide sia sulla vita della persona disabile, a volte anche su quella dei familiari, di quelli che si chiamano caregivers, ma persone che se ne prendono cura, gli accompagnatori, la garante, ci ha appena detto, ecco, loro se non c'è un disabile in condizione di gravità, il parente non ha diritto ai famosi 3 giorni della legge sull'handicap 4 del 92, quindi ci sono anche questi problemi a monte, insomma, ecco. Stiamo andando in chiusura, vorrei
dedicare gli ultimi 3 minuti al difensore della Basilicata. Antonia, abbiamo parlato della disabilità, proseguiamo leggermente su questo e poi anche un po' un flash tuo di questo problema del digital divide che in Toscana riguarda diverse zone, non quelle solo del montane, ma mi immagino che in Basilicata sia un tema molto ricorrente. Riprendo solo un attimo il discorso sulle barriere architettoniche e sui disabili. Il problema si pone ancora oggi ed è molto sentito nella città di Matera, perché per la sua conformazione, per la sua orografia, è un comune che presenta tantissime barriere architettoniche, per cui io avevo chiesto al sindaco, ma adesso è stato sostituito, però al vecchio sindaco ho chiesto perlomeno di garantire ai disabili il parcheggio su quegli stalli che erano con le strisce blu senza far pagare il ticket. E invece puntualmente, nonostante il contrassegno dei disabili, questi cittadini si vedevano multati perché non avevano pagato il ticket. Tenendo conto del fatto che spesso per pagare il ticket bisogna recarsi presso un obliteratore distante da dove parcheggi, avevo chiesto almeno questa deroga, cioè la possibilità per questi automobilisti o per i loro accompagnatori di parcheggiare sulle strisce blu che si trovano spesso disponibili, libere insomma, senza pagare il relativo ticket. Su questo però non sono ancora riuscita ad ottenere una delibera in tal senso, di una deroga. Però sia una norma del codice della strada. Scusate, uno per volta. Antonio, quindi il messaggio è questo, il messaggio è queste questioni, questi problemi, se non trovano una risposta nelle amministrazioni comunali, nel difensore civico regionale possono trovare un punto di sostegno, un punto di supporto. La telefonia, chiudiamo con la telefonia. Come? Chiudiamo col digital divide, la telefonia. Allora, in questo campo io sono intervenuta poco perché il Corecom in Basilicata si è attivato per questo tipo di problematiche. Io, diciamo, come difensore civico nel campo della telefonia non sono stata interessata, cioè non sono stata coinvolta, perché nella maggior parte dei casi la soluzione è stata trovata attraverso il Corecom. Bene, allora stiamo andando verso la chiusura, io faccio i saluti al dottor Gasparrini, mia spalla. Grazie. Fisica e talvolta anche come oggi virtuale, la collega Antonia Fiordelisi, avvocato. Ciao, alla grazie. Quale non farò la domanda perché non ho appunto ricevuto la liberatoria sulla privacy, vaccino sì o vaccino no, non la faccio perché abbiamo chiesto prima se l'avvocato della garante della disabilità ha scelto di vaccinarsi oppure no. Con Antonia la saluto. Voglio dire questo. Il vaccino non l'ho ancora fatto, ma quando sarà il mio turno lo farò, perché credo nella scienza e credo che altrimenti non usciamo più da questa pandemia. Benissimo, Antonia, ci vedremo il 23 marzo per Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici Regionali. Ringrazio Canale 3 Toscana. Grazie per questo voi, spazio ancora di Canale 3 Toscana e gli ascoltatori. Grazie a Canale 3 della Toscana. Grazie spazio di comunicazione istituzionale, l'angolo del Difensore Civico Regionale. Appuntamento a venerdì prossimo, stesso orario, dalle 12 alle 13. Grazie, buon proseguimento di serata. Arrivederci.